Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale, alcune delle principali notizie di oggi. Brendola, telemedicina e ECG in farmacia salvano la vita di una donna. Aveva un'occlusione coronarica. Una 47enne non si sentiva bene da giorni e si è fatta fare un elettrocardiogramma in farmacia. Quando il cardiologo ha esaminato il tracciato, inviatoli grazie alla telemedicina, l'ha subito mandata al pronto soccorso, poi ricovero in terapia intensiva, la diagnosi di una sofferenza cardiaca causata da un'occlusione coronarica. Tiene Test of Dance al via a Tiene, la sesta edizione del Festival Internazionale della Danza. Giunge alla sesta edizione e Test of Dance, il Festival della Danza che dal 29 giugno al 5 luglio animerà gli spazi pubblici di Tiene. Gli eventi andranno in scena presso l'Auditorium Fonato, il Parco di Villa Fabris e Centro Città. L'Eco Nazionale Sport Wimbledon ha sorteggiato il tabellone della 137esima edizione dei Championship. Jannik Sinner quindi esordirà a Wimbledon contro il tedesco Yannick Anfma. La cronaca omicidio Pescara, oggi i funerali di Thomas Luciani, chiuso il parco dove è stato assassinato. Il parco Baden-Powell di Pescara, dove domenica è stato assassinato Christopher Thomas Luciani, 16 anni, è stato chiuso. L'assessore ai parchi del comune Gianni Santilli ha spiegato: abbiamo preso questa decisione per la continua e incessante presenza di persone curiosi. Presidenziali USA 2024, duello in TV tra Biden e Trump. Nella notte italiana è andato in scena il primo duello televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca. Politica estera, accordo trovato sui top jobs, l'Italia dice no. Via libera del Consiglio europeo ai top jobs, i ruoli di vertice dell'Unione, con l'Italia che si mette di traverso con un'astensione e due no. Ursula von der Leyen è stata riconfermata dal Consiglio europeo per un secondo mandato alla presidenza. È tutto, a risentirci.